Benvenuti, benvenuti a casa. Oggi facciamo un menù che mi piace da pazzi, perché è un menù che oltre a essere goloso è anche pigro. Facciamo il menù davanti alla televisione, cioè ci affittiamo un bel film, oppure abbiamo un appuntamento proprio televisivo imperdibile, una partita, che ne so, quello che vi piace. E mangiamo tutti i stuzzichini, tutte quelle cose che si mangiano con le mani, che sono golose, magari non fanno tanto bene, però senti, fanno piacere. E allora incominciamo con delle barrette, sapete quelle di cioccolato e mu, così fritte, buonissime da mangiare una volta all'anno, però quando si mangiano. Poi facciamo i popcorn, ma li facciamo dolci al caramello e salati col peperoncino e lime, sono veramente golosi. Poi facciamo fish and chips, proprio un piatto da sgranocchiare davanti alla televisione, molto buono, col merluzzo. E poi facciamo dei tramezzini golosissimi, di due tipi diversi, si fanno velocemente ma fanno una gran figura. E poi per il piatto dei bambini finalmente facciamo qualcosa di sano, facciamo una pasta con le verdure tritate nel robot, molto veloci, veramente golosa, facile e insomma che fa bene. E allora cominciamo a cucinare. E allora barrette fritte siano, mamma non inorridire, io te lo dico già perché sono molto buone, però un po' fritte. Allora, prima di spiegarvi bene cosa sono, fatemi mettere l'olio nella padella, così lui si scalda. Noi faremo una pastella con la birra e questa pastella ci servirà per ricoprire quei classici bastoncini, barrettine di cioccolato mu che si comprano al bar, che già sono grasse, e poi le friggiamo, ma sono veramente molto ma molto buone, da mangiare una volta ogni tanto, perché davanti alla televisione c'è quell'euforia quando c'è un programma bello che inizia, che uno magari vuole anche provare qualcosa di un po' alternativo, diciamo trasgressivo dal punto di vista culinario. Allora, questa proprio. Questi sono le barrettine. La cosa importante è lasciarle o nel frigo anche tutto il giorno, oppure dargli una botta di freezer, così poi quando le mettiamo a cuocere nell'olio caldo non si sciolgono troppo. Dunque, le proporzioni per la pastella. 100 g di farina, 50 g di maizena o fecola, quello che vi pare, un pizzico di lievito, quello vanigliato. Diluiamo con, io uso la birra, ok. Facciamo una pastella bella densa, perché si deve proprio appiccicare, questa come una colla questa cosa. Diciamo che con queste proporzioni io uso quasi tutta la birra, non tutta però. Ok, allora, un po' di farina qua dentro, chissà se l'olio è già a temperatura. Tanto che l'olio si riscalda, io vi dico che se avete delle altre ricette molto golose, molto grasse, ma anche light, potete mandarle al mio sito, venitemi a trovare, benedettaparodi.it. Tra l'altro vi devo ringraziare perché ne ho ricevute una marea e soprattutto una più bella dell'altra, c'è un plico così di ricette da provare, adesso le faremo tutte in trasmissione perché siete troppo bravi. Allora, friggiamo queste cose. Prima infariniamo e poi lo passiamo qua dentro. Ok, il piatto, facciamo una roba rustica, e poi bisogna ricoprirli di zucchero a velo, se no non sono abbastanza dolci. No, però la pastella è salata, quindi un po' di contrasto lo fa. Poi il bello è che l'interno con la mu e tutta questa roba è morbidissimo, e quindi, anzi, io ve lo faccio vedere. Sentite come croccantissimo. Vieni a vedere, Marco, che cos'è attraverso i fumi dell'olio, vedi che è scioltino, croccantino,
molto buono. Mi raccomando, uno solo a testa o mezzo, sennò poi dovete chiamare il dottore. Ok. Sta arrivando Federico Russo, che tra l'altro fa benissimo i popcorn, DJ, anche attore, scrittore, e quindi con lui facciamo proprio dei popcorn un po' particolari da mangiare davanti alla televisione. Ma prima ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato. Ho preparato una pastella mischiando la farina, la maenzena, il lievito e la birra. Ho mescolato bene, lasciando la pastella molto spessa. Ho infarinato le barrette, le ho passate nella pastella e le ho fritte. Poi le ho cosparse di zucchero a velo. Ed ecco in arrivo il mio ospite, Federico Russo. Permesso. Vieni, grazie. Ciao. Mille per essere passato per a trovare. Ma che carino, grazie. Ti ho portato anche un altro pensiero. Dai, adesso andiamo a aprircelo in cucina. Vieni, permesso. Vieni. Benvenuto. Federico, grazie. Russo, DJ, scrittore, sì. Attore, insomma, un poliedrico. Scrittore proprio da poco. Infatti, qualcosa mi fa pensare. Il motivo per il quale. Allora, fammi vedere. Che, insomma, poi tra l'altro scrivere un romanzo è mica cosa sì, beh, ci si mette un po', ci si mette una vita, come dice anche il titolo. Esatto, okay, però titolo, alla fine qualcosa viene, ci poi l'hai visto. Vita. Deve essere una storia che mi interessa molto, cioè questa cosa che un amico, no, ha avuto un incidente e riunisce tutti intorno e da lì è l'inizio di una nuova c'è vita. C'è tanta casa, nel senso tanta Firenze, che è la mia città. Però è allegro, insomma, alla fine sì, non è... Sì, no, si ride, infatti. Molto, si ride. Tipo Grande Fred. Sai quelle cose? Sì, esatto. Carino, un questo. Film tipo di Monicelli. Chi lo sa, no? Che poi magari venga fuori pure un film? Ma magari. Da queste cose, ma magari. Vai. Magari ti abbiamo portato fortuna. Senti, sento un profumino. Allora, abbiamo fatto delle barrette di cioccolato fritte. Una cosa delicatissima. Wow. Adesso per mantenere fritto le bono tutto, fritto vedi, le bono toscanaccio. Tutto. Adesso per mantenerci sullo stesso mood dietetico, salutista, così facciamo il popcorn e li facciamo col caramello e invece piccanti con il lime fantastico. E il sale. Io sono cintura nera di popcorn. Ma vieni, allora cioè, partiamo. In cucina io bene sono un po' così, diciamo, però sui popcorn vado proprio. Pensa, io non li ho mai fatti, quindi mi affido. Non li hai mai fatti? No, li ho provati ieri per la prima volta. Wow. Olio. No, che dici? Sì, l'olio di semi. Allora, ti spiego la ricetta che ho imparato io. Sì. Ricetta, una roba molto semplice. Cioè, li facevo da piccolo con la nonna, no? La nonna, ovviamente, mi ha insegnato quando avevo 8 anni, cioè bisogna mettere un filo d'olio. Sì. Lo sai meglio di me. No, come la so io, olio di semi. Beh, butti e poi dentro. Devi fare, diciamo, un po' di movimento. Anche un po' di sedere, così. Sì, così bellissimo, perché... quello lo fai tu, tutto... però. Dai, io metto l'olio e tu metti popcorn e il sì. movimento pelvico lo fai tu, però. Il movimento pelvico lo faccio io, che è una cosa che mi riesce benissimo. Ma che sai dici, che così? Sì. Sì, va bene, va bene. Non sì. li mettiamo tutti però. No. Tipo copriamo con uno strato di popcorn il proprio no, la base, certo. No, non così. No, allora esatto, dobbiamo sì, poi ognuno sceglie di quanti sì. ne ha bisogno, siamo in due. Butta. Però questa è la ricetta della nonna Lucia. Nonna Lucia, grande. Che dici, così ancora un po'? Sì. Ale. Copro e copriamo, sì. Devono andare un po' infatti. E poi tra un po' scatta. Cominciamo col movimento. Sì. Senti, allora li facciamo col caramello. Col caramello. Sì. Allora, il caramello lo facciamo con 50 grammi di burro da dentro. Zucchero di canna. Sì. Tanto mescoliamo. Un cucchiaio di sciroppo d'acero. Questo non è proprio il caramello classico, perché il caramello classico tu metti lo zucchero, semmai un goccio di limone e aspetti. Questo è poi perché poi si indurisce. Invece questo rimane poi un po'... un pochettino più colloso. Ok. Però dai. Posso usare dei termini tipo molto di cucina, faccio andare, faccio appassire. Sì, dai, facciamo che mi stemperare. Facciamo stemperare, dai, ok? Dai, stempera. Stempero, un cucchiaio, dimmi che quando boom, basta. Bom. Esagerato, lo sapevo. Vabbè, dai, non importa. Lo e la fialettina di vaniglia, quella che lì. Che è questa? Sì. Ok. Butta dentro tutta. Vado, senti, eh? Io comincio a sentire ah, aspetta, qualche rumore. Bisogna fare il movimento pelvico. Cazzarola. Vabbè, tanto qui aspetta, ce n'è. Ce l'ho fatta. Lì proprio devi andare... Tutto? Sì, vai. Oh, okay. Questo sì. Fantastico. Bravo. Intanto che questo caramella... Io vado a fare il movimento pelvico. Che dici? Vuoi delle presine? Hai due presine, Secondo me lì sotto, guarda. Eccole dietro. Lì. Vai.
viola grande come la Fiorentina. Ah già, perché tu giustamente sarai tifosa. Beh, sì, sì, leggermente appassionato di calcio come il tuo marito, tra l'altro, del quale sono collega su Sky. Sì, è vero. Questo mio movimento pelvico che può anche essere, diciamo, accompagnato da una roba così. Bello, vedo mi del piace. Fumo, un po' losco. Dici? Da vedere che figura faccio. Tanto qui comincia a caramellare. Ok. Si mescola qui e si va avanti a... Fantastico, ho imparato a fare il caramello. Cioè adesso con questo caramello potremmo fare qualsiasi cosa, tipo le mele, caramellare. No, quelle guarda, no, è un casino. Okay, però ho fatto, mi sono cimentata anche in quello. Quello solo zucchero ci vuole. Fantastico. Dai, sai che ho un déjà vu pazzesco? Come se avessi già vissuto. Delle mele? No. In questo momento, ma queste sono quelle cose che ti capitano ogni tanto. Tu in cucina come sei messo, a parte i popcorn? Guarda! Tipo per conquistare qualche... no? Sì, ce l'ho l'asso nella manica, nel senso, in cucina, cioè non sono bravo io, non sono bravo proprio io dietro i fornelli, so essere bravo nel senso che so truccare le cene, perché c'ho la mamma bravissima, la Marusca, tutto gli spudoratamente? No, in realtà poi sono molto sincero, cioè io vado a Firenze, faccio la missione proprio riempiendo la macchina di roba da mangiare, sai, le cose tipo da scongelare, tipo lasagne proprio, classico, polpette, sformati vari e qualsiasi cosa, butto tutto nel congelatore, c'ho la casa piccola ma il congelatore è enorme. Che occupa una stanza, bello. E lì insomma uso ovviamente i geli al momento giusto. Esatto. Però dichiari? Sì, dichiaro. Dichiaro perché comunque fa anche un po' figo, no? Cioè il ragazzo... Ah, giochi la carta tenerezza. Della mamma, sì. Guarda, questa l'ha fatta la mia mamma per te. Sai queste cose. Sai che io qui rischiavo di arrivare con degli imbucati, cioè che tipo aprivo la porta e ti dicevo scusa, ho portato anche... Dai, carino, perché non l'hai fatto? È perché quando ho saputo che... quando ho avuto il tuo invito, tutti volevano venire. Posso venire a vedere? Dai, posso venire i tuoi colleghi di Radio DJ, chiunque, no, gli amici. Chiunque. Bello. Chiunque. Sai che a me piace aver casino a casa. E prossima volta arrivo. E adesso che ci vuole il movimento. Adesso sì, ci vuole il movimento pelvico un po' per andare al ritmo e accompagnare gli scoppi del popcorn. Che bello, il popcorn, che sai cos'è? Che deve andarti di fortuna. Cioè, quando è partito il primo, poi va alla grande. Fantastico. È un suono celestiale, senti. Bellissimo, bellissimo. Questa è alta cucina, ragazzi. Sono fissato. Hai visto dove sei venuto? Cioè, tu pensavi di fare l'ana tra l'arancia, una cosa, i tagliolini fatti in casa, il popcorn. Qua avevo visto fare delle cose fantastiche che proprio sto a casa e dico, perché io non ho niente in frigo? Perché mi devi fare questo, Benedetta? Perché io ti ho portato popcorn, però senti come vanno. Vedi. È meglio un filino d'olio in più che in meno. Ok. Ma quando mi piace finisce? Dar consigli a te che sei bravissima. Ma io vivo dei consigli degli amici, dei telespettatori, ma scherzo. Ma questo finirà mai? No, continua fino all'infinito, continua. Ma proprio... Quanti ne abbiamo messi? Posso? Non si fa, eh? No, non si fa perché sennò esce tutto... Ma... Urca! Ma che roba! Domani abbiamo fatto una cifra. Si è visto che alla fine... Sei riuscito a vederlo, Marco? Faglielo vedere. Guarda, wow! Quanti ne ho messi? 6.000. Spegnerei, che riesco dici? Sì, direi di sì. Questi ultimi sono come quando finiscono i fuochi d'artificio. Esatto, ci vogliono i tre finali, sai? Esatto. Boom, boom, boom. Butta dentro i popcorn metà. Sì. Un po' qua dentro. Ok. Vai. Ci provo. Vieni. Prenditi le tue presine della Fiorentina, va? C'hai ragione. Non troppe, eh? No. Che se no... Vai. Vado? Vai. Sì, boom, basta. Io verso e tu mescoli, senza bruciarti. Ok. Eh? Cioè io mescolo da dentro? Sì, un po'. Ok, aspetta. Sì. Comincia a dare una mescolata. Fantastico. La mia imbranataggine. Che in modo che si... Siamo, anche molto, quelli sotto. Siamo molto americani comunque in questo momento. Siamo molto americani. E quindi il sale dici che... me lo sono dimenticato, lo mettiamo dopo. Ma perché io dimentico sempre il sale? Ah! Ti sei bruciato! Cioè, sì. Hai leccato il caramello, sei un pazzo! Cioè... No, non ti ho toccato! Un pazzo! Era tipo della stessa temperatura della lava, hai presente? Eh certo, il caramello è così, eh! Ale, perfetto! Parlo, vedi, sei pazzo! Ci stiamo facendo malissimo, stiamo rovinando tutto! Senti, vai di sale!
Io dovrei anche farti tipo una specie di intervista, ma ormai sono troppo presa dai nostri popcorn. Siamo troppo presa, ma è la cosa più importante, è la cosa più importante. Ok, no, vorrei sapere anche un po' della sit che fai su Radio sì. DJ, no? Su DJ TV, sì, che è il canale di Radio certo, DJ. Che io guardo sempre perché mi piace una cifra. Si chiama Via Massena 2, che è l'indirizzo, certo, il vostro indirizzo, di Radio DJ. Vengo ogni tanto esatto. A trovarvi. Ed è una di cosa parla? Parla, diciamo, della quotidianità, ovviamente molto caricata, molto... insomma, divertente, non è realmente così, ma non sempre, tante volte rispecchia proprio la realtà, la quotidianità di Radio DJ, per cui i protagonisti siamo io, Vic, Brenda Lopisani, poi ci sono Alessio Parenti. Basta, sale, hai ragione, no, è che ne mettevo talmente poco. Ah, poco per volta. Eh sì, perché avevo paura si attaccasse troppo, capisci, okay. ai grumi di caramello. Un po'? Vabbè, e si parla della quotidianità, cioè si parla, insomma, come sono? Assaggio anch'io? Facciamo. Sono ancora a 6.000 gradi. No, tranqui. Fantastici. Buoni, vero? Fantastici. Andiamo di quelli salati. Wow. Questi li mettiamo qua. Ok, questi sono quelli dolci. Madonna, che buoni. Li appoggiamo qua un attimo. Hai visto che alla fine no, ma sono fatto? Buonissimi. Ok, degli altri. E ti dicevo, niente, la quotidianità, in ogni puntata ci sono più sketch. E quindi ognuno interpreta se stesso. Ognuno interpreta se stesso, è molto caricato, ovviamente. Sì, certo. Non, nessuno di noi è veramente così, però si avvicina abbastanza alla realtà. Alla realtà. Carino. Ed è molto ma tipo, c'è anche Linus, Salino. Linus, no, ci sono compaiono solo... un po' tutti a sprazzo, certo. Chi più chi meno, eccetera, eccetera. No, Linus, insomma, ovviamente, siete... il grande capo, compare di spalle. Ah, bellissimo. Nel suo ufficio. Tu vai di sale, che ho visto che sei proprio... Poi, vado. Qui ci vuole un po' di lime grattugiato. Lime. Ma questo c'ha un saporino sprintoso che, guarda, non ti dico. Io, come sempre, se non mi fermi a mettere il sale, tipo... ma però guarda che ci stava. L'unica cosa, magari, mescolarlo un po'. Aspetta che metto il peperoncino. Sì. Io tanto vado avanti al sale. No, basta. E invece, senti, nella tua vita sei fidanzato, sei single? Fidanzato, lei però non sta nella mia città, per cui ho un rapporto un po' a distanza. Che è quindi più facile aspetto... o più difficile? È sempre un po' più difficile, però c'è anche tanti aspetti. Cioè, nel senso, se io la sera mi voglio fare delle tegamate così di popcorn, sì, certo, sono libero, vero, di farlo senza vero. Dar fastidio a nessuno, per esempio. Quindi mi vivo comunque la vita e l'ho sempre vissuta abbastanza da single, da questo punto di vista. C'è tempo. Come mood, c'è tempo, sì. È riassunta. C'hai è ragione. C'è tempo. Ci si mette una vita per riprendere il titolo del libro. Senti, l'ultimo tocchino sì? qui è metterci una spremuta di lime. Va bene, quindi qui abbiamo messo sale, peperoncino e lime grattugiato. Fantastico, pur essendo olimpionico di popcorn, ti assicuro che questo tipo di popcorn non ho mai assaggiato e lo assaggio adesso per la prima volta. Un po' di sale. Si sente da matti il peperoncino. Oh, io mescolo così perché mi piace giusto, molto fare. Questi sono un capolavoro. Questi sì, sono proprio a pezzettoni, sembrano quei croccanti delle fiere. Sì, è vero. Bello. Come ha impiattato bene? Benissimo, guarda, sembri il cracco. Uguale. Se volete riassaggio anche con la sua espressione. Dai. Cosa avresti fatto tu del popcorn? Io ho fatto il popcorn con il lime. Vai. Ah, già è finito. Non ho neanche il grembiule da togliere. Vieni, porta qui. Che sono questo buonissimi. È il nostro tavolo da esposizione. Sono buonissimi invece. Ho tutte le mani unte. Senti, ringraziamo Federico Russo perché è stato simpaticissimo. Grazie, e poi davvero. Un vero esperto di popcorn. Ti do il braccio così come sì, si così. Fa con i meccanici, perché siamo tutti sporchi. Bocca di al lupo per tutto, però sì, per il libro, che diventi un gran film. Speriamo. E ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato. Abbiamo messo a scaldare un filo d'olio, abbiamo aggiunto i chicchi di mais, abbiamo preparato il caramello mettendo a scaldare il burro con lo zucchero di canna, lo sciroppo d'acero. Una volta scoppiati i popcorn, ne abbiamo mescolati metà con il caramello e li abbiamo salati.
Per i popcorn salati abbiamo messo la scorza del lime grattugiato. Ci abbiamo aggiunto anche il succo del lime, il peperoncino e tanto sale. Oh, ma posso leggere ad alta voce o è compromettente? Certo. No. Alla bene e ai nostri popcorn buonissimi che spero gusterai durante la lettura, certo. Ci sta, no, ancora. Il popcornino. Sì, da grazie, Dio. Davvero. Grazie a te, Federico. Che bella questa penna, te la lascio qua perché sennò sì, questa è di Lorenzo, ti porti via il libro. No, non sapevo dove appoggiartelo. E adesso la tavola per il nostro menù davanti alla televisione, quindi noi proprio il tavolo da pranzo non lo vogliamo neanche vedere. Noi oggi apparecchiamo qui, quindi giochiamo un po' con tutti i tessuti scozzesi, perché poi chi non ha un plaid sul divano che quando fa un po' freddo la sera se lo tira su, magari ci si addormenta pure lì davanti alla televisione, che meraviglia. Allora, quindi apparecchiamo sul tavolino basso davanti alla TV e mettiamo i cuscini così per mangiare un po' alla giapponese. Beh, colori tutti che ricordano un po' i plaid e lo scozzese, quindi se avete degli scampoli a casa non buttateli via perché in queste occasioni possono servire. Oggi faccio ginnastica, un po' di piegamenti, guardate che carino questo accostamento di colori. Poi mettiamo i tovaglioli e poi mi metto a lavorare perché, visto che guardiamo la televisione e pilucchiamo piano piano, come si fa a tenere in caldo il nostro pranzo? Beh, lo mettiamo in una specie di pietanziera, cioè la vaschetta del gelato, no? Che mantiene, che è termica. E noi la truccheremo come una pietanziera veramente di lusso, in questa maniera. Uno scampolo di tessuto scozzese. Dobbiamo prendere bene le misure, così. Poi io prendo uno spillino per non sbagliarmi e ce lo metto qua e taglio. Sto un pochino larga, poi intanto lo rifilo. Colla vinilica. Spennelliamo un po' tutta la vaschetta. Lo incolliamo bene. Ci mancano i bordi, Qui ci metto un attimo uno spillino, così si incolla. Adesso rifilo appena appena. Su questi due bordini, che non sono tanto belli, io ci metto un nastrino, così, sempre scozzese, Taglio e incollo. Questo bisogna farlo con un po' di anticipo, così poi si secca, Adesso facciamo anche il coperchio. Ma che carino! Nella stessa maniera. Apriamo e poi avete due possibilità, o fate semplicemente un nastrino così, oppure, visto che io l'ho rifinito anche un po' male, facciamo un fiocchettino così. Ed ecco qui la nostra pietanziera fatta in casa. Io tra l'altro ne ho fatto uno in più e questo me lo tengo per mettere ago e filo, per mettermi tutte le mie cose del cucito. E questi sono quelli che ho fatto con un pochettino più di calma. Sempre con tutti scozzesi diversi, vedete? E adesso mi godo la mia tavola e facciamo fish and chips, cioè patatine fritte e pesce fritto. Prima però un po' di pubblicità. Bentornati nella mia cucina, oggi menù da mangiare davanti alla televisione, quindi menù da divano, e la ricetta che facciamo adesso è fish and chips, cioè pesce fritto con patatine, viene dritto dritto dal mio nuovo libro, in realtà è molto semplice da fare, solo le dosi della pastella, bisogna tenere un po' presenti. Come prima cosa però io friggo le patatine perché ci mettono un po' di più, le prendo direttamente dal freezer, no? Quelle, le classiche patatine che si prendono nel banco gelo con un olio ben ben bollente, bisogna solo farle andare un po', ci mettono quella decina di minuti, per cui vediamo com'è. Oh sì, è il momento giusto, naturalmente schizzano sempre un po' perché c'è un po' di ghiaccio, è un lavoro rischioso il nostro, in prima linea.
poi si acquietano. E intanto facciamo questa pastella per il nostro fish and chips, che si fa con 100 g di farina. Poi io ci butto dentro un uovo. All'inizio viene una cosa un po' granulosa, Tra l'altro nel mio libro, se avete voglia di sbirciarlo, troverete un sacco di menù un po' atipici, no? Dal menù davanti alla televisione al menù dei giorni di pioggia, per tutte le situazioni. Ok, adesso io uso la birra fredda. Mescolo. Ok, urca, le patatine sono pronte. Allora, un po' di carta per asciugare il fritto. Tiriamole via. Spengo un attimo. Qui ci mettiamo subito un po' di sale. Va bene, e adesso facciamo il merluzzo. Merluzzo 400 g di filetti surgelati, sgelati però, possibilmente anche strizzati, che viene meglio. Spostiamo le patatine, le mettiamo qui. Occupiamoci del nostro merluzzo surgelato, che io ho un po' strizzato, sono filetti, 400 grammi. Li passiamo prima nella pastella. Questi ai miei bambini piacciono proprio tanto, devo dire. Vorrei farmi una doccia io in questo momento. Sono un sofficino. Piattone. Se usate il merluzzo fresco sicuramente avrete meno schizzi, però so aver voglia e tempo di andarlo a prendere. Ultimo tocchino di colore. Vuoi non metterci il ketchup? Eccoci qua, e adesso ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato. Ho fritto le patatine direttamente dalla busta. Ho preparato la pastella mescolando la farina con l'uovo e poi aggiungendo la birra. Ho impastellato il merluzzo decongelato e un po' strizzato. L'ho fritto e l'ho salato. E adesso facciamo dei tramezzini, anzi dei tostini direi, perché poi li mettiamo in forno e anche nel tostapane. Ah, è caldo! Ma quanto sono stupida però io, Vabbè, andiamo avanti come se non fosse successo niente. E adesso facciamo dei tramezzini, anzi dei toast, perché io li cuocerò sia in forno che nel tostapane. Allora, partiamo da quello che io amo di più, diciamo dal punto di vista proprio sentimentale, che io ho chiamato il toast di Alvaro. Perché? Perché quando noi andavamo a ballare al mare, poi si tornava molto tardi e c'era questo bar, il proprietario era Alvaro, eravamo a Bordighera,
e lui era sempre aperto, quindi c'era questa marea di ragazzi, ma tipo le 4 del mattino, anche oltre, tutti a mangiare i suoi toast, e faceva dei toast buonissimi. E quindi questo mi è rimasto nel cuore, perché è un periodo della vita molto divertente. Prendo il pane da tramezzino, classico, morbido, potete prendere anche quelli da toast. Questi, mi raccomando, teneteli ben chiusi, perché sennò diventano duri in un attimo. Facciamo un quadrato, un altro, questo è triplo, quindi mi ci vuole un'altra fettina. Il toast di Alvaro si presenta così, su 3 strati. Primo strato, roast beef. Prendete in gastronomia, supermercato. Poi un po' di sale, che poi mi dimentico. Lattuga. E un goccino d'olio. Appena appena. Poi la seconda fetta, il segreto secondo me di Alvaro, che poi lui non è che me l'ha mai confessato, di metterci un pochino di latte, perché c'era questa consistenza croccante esterna ma dentro morbida, ma non c'era la mozzarella, quindi io mi sono fatta questa idea. Ma poco latte, mettiamo. Poi ricominciamo con il roast beef. Voi capite che alle 4 del mattino, dopo una serata in discoteca, c'ha il suo perché. Pomodoro tagliato però sottile sottile, mi raccomando, è già a 3 strati. Adesso sale e poi un goccino d'olio. Io adesso lo chiuderei così. Ok. E questo lo mettiamo in forno a gratinare per proprio pochi minuti. Mo ve ne faccio un altro, mi direbbe mio marito. Adesso ne facciamo un altro che invece ha il prosciutto di Praga, che è di nuovo una di quelle cose che a me piace da pazzi, è il prosciutto affumicato. Questo sarà solo 2 strati, infatti questo lo metteremo nel tostapane, che è più semplice. Questo invece lo mangio in un locale di Milano. Buonissimo. Anzi, prima di mettere il prosciutto di Praga, partiamo subito con un po' di senape, o anche senape in grani se vi piace di più, che è anche più leggera. Io invece vado proprio giù di senape di Digione. Ok, senape, prosciutto di Praga, cioè prosciutto cotto affumicato. Questo è tagliato molto sottile, quindi abbonderò. Poi ci mettiamo il pomodoro, Ok. Io il sale non lo metto perché
Adesso ci mettiamo delle acciughine. Questo non è propriamente un toast da bambini, Così. Poi, per stemperare un po' l'acciuga, mettiamo la mozzarella. Chiudo. Questo non lo taglio perché ho deciso di passarlo nel tostapane, quindi ci sono due diverse possibilità. O lo mettete in forno o nel tostapane. Io, visto che ho paura che goccioli un po', ci metto la stagnola. Questo è un buon trucco quando avete un toast che rischia di sgocciolare. Voi fate così. Non scurirà tantissimo, ma almeno non comprometterete tutto il vostro povero tostapane. Ok, direi che è acceso. Metto nel forno, funzione ventilato o grill, questo tostino proprio per pochi minuti. Con un occhio sempre ai miei tostini vado a trovare Rosalba. Ciao, ciao Rosalba. Ciao. Allora, cosa si fa davanti alla televisione con i fiori? Direi che mi sono non ispirata. Troppo alti, perché sennò... No, non eccessivamente troppi, però troppo alti, però comunque vaporosi. E mi sono ispirata ai tuoi colori di oggi. Sì, oggi sono molto scozzese. Scozzese con questi colori molto bella, belli. Bella, poi l'ortensia mi sì, piace. Sì, sì. Ti fermo subito per dire che nel linguaggio dei fiori l'ortensia vuol dire distacco. Oh mio Dio, aiuto, va bene. Un significato un po' freddino. Distacchiamoci. Allora, vorrei creare un bouquet, un bouquet abbastanza spontaneo, sui temi un pochino dell'Inghilterra, ho visto tutto questo scozzese, Inghilterra, Scozia, con questi sapori. Io ho scelto anche un contenitore apposito per l'occasione. Useremo dei cardi. Ho portato delle rose che ricordano le rose inglesi, ma arrivano dall'Ecuador. Sono delle rose speciali che si chiamano piano, della rosa canina e delle altre bacche. Ancora basta questi? Ancora qualcuno, grazie. Aggiungerei della santolina, che è un'aromatica che si può usare anche in cucina, se la conosci, per le carni rosse. Buono! Sì, è molto, molto forte, particolare, non profumo. Saprei a cosa paragonarlo. Ed è inusuale, ed è un aroma che non si trova molto spesso. Sa che questo io me lo tengo. Allora, aggiungiamo della rosa canina. Ok, togliamo le foglie che troviamo sul fondo. Al di sotto della mano e della legatura non dovrebbero esserci delle foglie, perché proprio per mantenere pulita l'acqua. Esatto, sì. Adesso leghiamo, togliamo i gambi. Ultima cosa, se vogliamo dare quel valore aggiunto. Ecco, io lo puntavo questa cosa qui. Proprio perché... Questi sono marshmallow. Si parla di divano, televisione, di voglia di mangiare dei dolcetti alla fine. Ho portato al cioccolato. Lo puoi dire tu, perché io non lo dico bene. Come si chiamano? Ma nemmeno io, è marshmallow, ma il cioccolato. Un po' speciali. Io prima sono venuta e gliene ho mangiato uno. E a tema, diciamo, con ma i colori della tavola. Questo sono capace a farlo anch'io. Ecco. Li inseriamo in modo che poi uno si possa avvicinare l'ospite e ma mangiare. Ma è fortissima questa idea. Sì. Eccoci. Voilà. Vai. La nostra piccola processione. Andiamo. Tanto do una sbirciatina. Sì. Sì, sono perfetti. Ma che forte. Sì. Invece della tavola, che dici? Bello, no? Bellissimo. Eccoci qua. Ma carino, guarda, è fatto, è proprio ad hoc, molto grazie. Bello per i colori, molto bello per tutto. Vado a tirar fuori i miei toast dal forno e poi te ne faccio assaggiare uno che meritano, eh? Allora, prima al forno. Proprio giusti. Eccoli qua. E adesso tiriamo fuori l'altro. Urca, ha fatto proprio la riga. Però ci sta, dai, ci sta, ci sta. Questo è appena appena tostato proprio.
vado a prendere il piatto da portata. Toast sono serviti. Ricapitoliamo velocemente come li abbiamo preparati. Per il toast di Alvaro ho tagliato il pane. Ho farcito il primo strato con il roast beef, il sale, la lattuga e un po' d'olio. Ho bagnato il secondo strato con il latte. Ho continuato a farcire con le fette di pomodoro, il roast beef. Ho salato e ho condito ancora con un goccio d'olio. L'ho chiuso con la terza fetta di pane, l'ho tagliato in quattro e l'ho passato in forno per qualche minuto. Per il secondo tramezzino ho farcito il pane con la senape. Ho aggiunto il prosciutto di Praga, tantissimo, il pomodoro a fette, i filetti di acciuga, la mozzarella a fette. Ho chiuso il panino, l'ho avvolto nella stagnola, l'ho passato nel tostapane e l'ho tagliato. Il menù è pronto, adesso facciamo il piatto dei bambini e facciamo un ragù di verdure con la soia, sanissimo finalmente, però prima una piccola pausa. Bentornati nella mia cucina, adesso facciamo il piatto dei bambini ed è un ragù di verdure condito con la soia, quindi con questo gustino un po' sprintoso che può sembrare in realtà anche un sugo d'arrosto e ai bambini piace molto e poi è anche sano, oggi ci abbiamo dato dentro tra fritture e cose varie, quindi ci vuole. Invece di star lì a tagliare tutte le verdure, che è una noia e una fatica, noi faremo così, le mettiamo tutte nel robot, così verranno tritate molto molto fini e quindi sarà anche molto più facile poi cuocerle. Quindi diciamo, mettiamo un porro, una zucchina, così, che questa è enorme, quindi ne ho messa un po' meno, poi mettiamo una carota. La mia pediatra mi dice sempre: date pure la pasta ai bambini, che fa bene, l'importante è riempirla di verdure, cioè praticamente più verdure che pasta. Questo fa bene, i bambini sono contenti. Ok, ci potete mettere poi le verdure che più vi piacciono, non so, invece del porro la cipolla, potete metterci i piselli, le fave quando è stagione, non lo so, quello che vi piace. Io direi che così vado bene. Vedete che bello, tritato fine fine in un attimo. Allora, un po' d'olio in una padella antiaderente. Buttiamo le nostre verdurine. Ah, lo aspettavo perché non era ancora caduto. E buttiamo anche la pasta. Più o meno cuoceranno nello stesso tempo, una decina di minuti. Ho 200 grammi di fusilli. La cosa importante con ragù di verdure è evitare l'effetto minestrone, no? Che fa tristezza. Quindi deve essere tutto un po' croccante. Ci mettiamo un pochino di sale, ma poco, 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 perché poi usiamo la soia e la soia è terribile. Se ne si mette un po' di più, poi rimane tutto immangiabile. Vedete, appena appena, se sentite un po' che brucia la verdura, allora non va bene, un goccino d'acqua, ma poco. Ok, sono un po' durini, ma è giusto perché poi li ripassiamo in padella con la soia. Attenzione, famosa acqua di cottura. Poi alziamo un po' il fuoco e irrorriamo il tutto con un po' di soia.
un goccino anche di acqua di cottura per amalgamare proprio bene tutti i sapori, eh? Eccola qui. Benissimo, impiattiamo. Un po' di prezzemolo e parmigiano. Ok, il piatto per i bambini è pronto e noi ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato. Ho messo nel robot il porro, la zucchina, la carota, il peperone e ho tritato tutto. Ho scaldato poco olio in una padella, ho messo a cuocere la pasta e ho fatto cuocere a fuoco medio vivace le verdure nella padella. Le ho cotte per 10 minuti aggiungendo appena appena un goccino d'acqua di cottura. Ho scolato la pasta, l'ho fatta saltare con le verdure, ho aggiunto soia, acqua di cottura e ho completato con parmigiano e prezzemolo. Oh, ed eccoci qui a ricapitolare il nostro menù salutare, no, il nostro menù davanti alla televisione, pieno di schifezze buonissime, che proprio sono la ciliegina sulla torta di un bel film o di un bel programma. Allora, abbiamo questi tramezzini ricchi di due tipi passati al forno o nel tostapane, poi abbiamo fish and chips con un po' di ketchup e poi abbiamo queste barrette di cioccolato fritte che sono il dessert proprio perfetto per questo tipo di serata. E poi, vuoi stare davanti alla televisione senza popcorn? Assolutamente no. Allora abbiamo quelli con il caramello e quelli invece salati, aromatici col peperoncino e il lime. Allora, con questo menù, io invece del vino che si beve di solito, farei una bella birra. Mi farei una bella birra, in particolare una birra bavarese, una Weissenbier, che è poco alcolica, da servire però freddissima, e ha questo gusto un po' aromatico e amaro che si abbina perfettamente, insomma, con tutti i nostri piatti. Allora, siamo in chiusura. Gli appuntamenti del menù di Benedetta sono dal lunedì al venerdì sulla 7 alle 12.25 e in replica sulla 7D alle 19.40. E io adesso mi posso assaggiare la mia barretta fritta che è buonissima. Sarà più facile affettare sia la zucca che le carote se le mettete proprio appena un minutino nel microonde. Quando condite la pasta fresca ripiena, per evitare che si rompa mescolandola, fate uno strato, poi mettete il sugo, poi un altro strato e ancora il sugo. Per eliminare gli odori dal tagliere, strofinatelo con un limone tagliato a metà, con dentro un po' di sale grosso. Lasciate agire qualche minuto e risciacquate.